La società che cambia velocemente, anche una diocesi, quella ambrosiana, che sta vivendo un percorso di importanti riconfigurazioni pastorali. Ovvio dunque che anche l'oratorio, presidio storico e capillare della Chiesa sul territorio, con migliaia di presenze, si stia interrogando su inediti scenari, come peraltro ha chiesto il cardinale Tettamanzi all'apertura degli oratori 2008, confidando in una realtà capace di allungare il passo a fronte di un'evidente emergenza educativa e all'interno di un più complessivo ripensamento della pastorale giovanile. Intorno a questo nucleo forte di ascolto e di proposte si è così svolta quest'anno, presso il seminario di Seveso, l'Assemblea degli Oratori 2008, intitolata non a caso Direzione Oratorio, nuove forme di regia educativa, dove la parola direzione è stata volutamente giocata sul duplice livello di un dove andare e chi dirige l'oratorio. Al cuore della discussione, aperta dal vicario generale Monsignor Carlo Redaelli, che ha portato il saluto dell'arcivescovo, infatti sono state le sfide che attendono nel futuro. Un cammino vero di integrazione degli stranieri che vivono già da tempo, in qualche caso, anche non solo da una generazione, ma magari già da due, magari già da tre, parte proprio dall'oratorio. Sarebbe bello che tra un po' di anni in questa assemblea ci fossero degli stranieri. Da qui la domanda sulla direzione da prendere, declinata da Don Samuele Marelli, direttore della FOM, anche sulla figura e i ruoli di valorizzazione del direttore laico d'oratorio. Un direttore laico per ogni oratorio, una meta ambiziosa, ma certamente possibile, praticabile e promettente. Così come spiega anche Monsignor Severino Pagani, vicario episcopale per la pastorale giovanile, presidente della FOM. Intorno al direttore d'oratorio ci dovrà essere un consiglio d'oratorio dentro il quale elaborare proprio la progettualità educativa e insieme anche la cura delle strutture e dei programmi della vita pastorale.